sorrisi. Sei proprio una frana. Ma che strano odore c'è qui dentro. Ma forse si è rotta la bottiglietta dell'acetato d'ammonio. No, sono io che ho messo un po' di acqua di colonia. Ah, ho capito. Vabbè, comunque su presto, sono già in ritardo. Bentornati in soffitta. Per la rubrica Top 5 Film, oggi abbiamo un appuntamento speciale con la straordinaria Carmen Villani, un vero gioiello del cinema italiano. Non stiamo parlando di una classifica, ma di una selezione personale di 5 film in cui Carmen non solo recita, ma incanta, lasciandoci a bocca aperta con la sua bellezza e il suo talento. Ogni ruolo che ha interpretato è una prova della sua incredibile versatilità e del suo magnetismo sullo schermo. Allacciate le cinture, perché stiamo per immergerci in un viaggio cinematografico che celebra questa magnifica attrice. E ricordate, se siete curiosi di scoprire altre perle del cinema, iscrivetevi al canale e lasciate un like. Suggeritemi quale attrice vorreste vedere nei prossimi episodi. Siete pronti? Iniziamo! Iniziamo con L'amica di mia madre del 1975, un film che è un vero e proprio labirinto di relazioni. Qui Carmen interpreta una donna misteriosa e affascinante che entra nella vita di un giovane ragazzo, portando un turbine di emozioni e seduzione. Diretto da Mauro Ivaldi, questo film è un intreccio di desideri e tentazioni, dove Carmen brilla come una stella nel cielo notturno. E poi c'è La supplente, sempre del 1975, diretto da Guido Leoni. Qui Carmen è Loredana Cataluzzi, una supplente che arriva in una scuola superiore e scatena un vero e proprio terremoto emotivo tra gli studenti. Il film è un gioco di sguardi e flirt, un campo minato di attrazione e desiderio, dove Carmen si muove con la grazia di una ballerina. Bellissima. Ma mi raccomando, con delicatezza. Sì, ma come è in ritardo? Mentre io sto qui, lei che fa, scusi? Me vado. E io rimango qui solo. Hai paura? No, è che veramente io credevo che... Ah! Hai creduto male. La signora ha fatto il pieno, del 1978, diretto da Juan Bosch. Questo film ci porta in un'avventura di intrighi e seduzione. Carmen è Lola, una donna ingaggiata per sedurre un uomo di potere. È un gioco di strategia e fascino dove ogni sguardo ha un significato. Carmen in questo film è come il buon vino, più la conosci e più ti piace. Attenti però a non ubriacarvi. Con La supplente va in città del 1979, diretto da Vittorio De Sisti, seguiamo le vicende di Rubina, interpretata da una Carmen Villani da togliere il fiato. Dopo la delusione amorosa, Rubina si trasforma da maestrina a cameriera, conquistando cuori e cambiando vite. È un film che è un carosello di emozioni, con Carmen che ne è l'indiscussa protagonista. Una Rubina 44. Una Rubina? Oh, ma è in chiodo fisso il tuo. Buonasera. Oh, Rubina. Ho portato il caffè. Il caffè? No, a lei niente. Divieto della signora Adele niente, neanche una goccia. Allora è per me. Che profumo! È per me oramai. Giusto. Però, il profumo. Siete stanchi, eh? Da cascare. Volete che vi dia una mano? Ci dà una mano. Dove eravate? Qua, no? Sì. Bene, continuo. Infine vi consiglio Lettomania del 1976, diretto da Vincenzo Rigo, che ci mostra una Carmen Villani in un ruolo più intimo e complesso. Il film racconta la storia di Giulio, un giovane pianista, e di Dora, la donna sposata interpretata da Carmen, che entra nella sua vita portando un mix di fascino e mistero. È un film che esplora i confini tra amore, passione e realtà, con una Carmen che incanta in ogni scena. Guido, stacca la musica e vieni qui, parliamo un po'. Ma dove sei? Ma come, parliamo? Sì, parliamo. Prima ero pronta, ma adesso vedi, mi sembra tutto così difficile. Ma non volevi bere? Bevi qualcosa? No, ho già bevuto. Comunque parliamo. Vedi, i cinesi dicono c'è un momento per pescare e un momento per asciugare le reti. E così si conclude il nostro viaggio tra le luci scintillanti della carriera di Carmen Villani. Spero che questa selezione personale vi abbia incuriosito a scoprire alcuni dei suoi ruoli più affascinanti e vi abbia trasmesso la stessa ammirazione che ho io per questa icona del cinema italiano.
Carmen non è stata solo un volto bellissimo sullo schermo, ma un talento che ha saputo dare vita a personaggi indimenticabili. Prima di salutarci, non dimenticate di lasciare un like se avete apprezzato questo viaggio e di iscrivervi al canale per non perdere le prossime esplorazioni nel mondo del cinema. E voi, quale film di Carmen Villani vi ha colpito di più? Avete qualche aneddoto o curiosità da condividere? Scrivetelo nei commenti, la vostra partecipazione è il cuore pulsante della soffitta di Pippo. Alla prossima! E ricordate, il cinema è una finestra sul mondo e ogni attrice ci mostra una vista unica e indimenticabile. Potresti venire più spesso? Sì. E poi c'è una confusione. Capirai, a me mi gira pure la testa. Dio mio.